ميراج فكر جديد في عالم التسوق عبر الشاشة. Tutte ragazze, continuano i tutorial un attimo su come utilizzare gli legami. Veramente in questa acconciatura qui ho utilizzato anche il Bumpitz. Infatti ho già montato sulla mia cofana. Per chi non ha visto come è possibile realizzare questa cotonatura senza cotonatura, ma semplicemente grazie all'utilizzo di questi ponti, può andare qui. Allora, anche questa volta ci avverremo dell'utilizzo di due eirigami. Faremo uno chignon a forma di S, più o meno. Allora, mi vado a girare di spalle, scusatemi. Sempre cercando di rimanere inquadrata. Allora, io ho fermato momentaneamente i capelli con una pinza, adesso li vado a sciogliere perché praticamente dovremmo realizzare innanzitutto due chignon. Dividiamo i capelli più o meno in due parti, a metà della testa, così. Ed infiliamo il primo eirigami. Il procedimento è sempre lo stesso, tiriamo fino alle punte. Arrotoliamo verso l'alto. Chiudiamo. Copriamo per bene il nostro legame. Ora, mi raccomando, il primo chignon deve essere realizzato arrotolando verso l'alto e chiudendolo verso il basso. Quindi lo chignon deve venire chiuso verso il basso. Vedete? Non dobbiamo fare in modo che l'apertura si trovi qui verso l'alto, quindi verso il basso. Vado a prendere il secondo eirigami e vado a fare la stessa identica cosa, però stando attento questa volta a chiudere lo chignon verso l'alto. Infiliamo i legami. Tiriamo fino alle punte, arrotoliamo verso il basso. Chiudiamo lo chignon verso l'alto. Facciamo combaciare, incastriamo uno dei lati del nostro eirigami con il lato opposto dell'eirigami che abbiamo applicato con il primo chignon. Ok, cerchiamo di fare scorrere i capelli su tutta la lunghezza degli eirigami in maniera tale da coprirli comunque il più possibile. Ok, io bene o male tastando cerco di rendermi conto se l'eirigami è tutto coperto. Comunque al limite ci facciamo aiutare da qualcuno in questa operazione. E niente, questo è il risultato.